Che? È troppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi vi parliamo di un palloncino molto brutto da vedere, ma molto funzionale perché piace tanto ai bambini, ovvero lo scoiattolo. Dunque, il muso dello scoiattolo è molto simile a quello del topo. Vi ricordate il muso del topo? Sì. E invece no, quindi andate a vedere il video del topolino, così imparerete a realizzare correttamente anche il muso dello scoiattolo. Ma in ogni caso tranquilli, perché adesso ve lo farò vedere io, lo scoiattolo. Allora, prendiamo il palloncino. Lo scoiattolo è brutto, io ve lo dico già, però ha quel non so che di strano che inizialmente piace. Quindi facciamo un bel musetto, un paio di orecchie, perché ovviamente lo scoiattolo quante orecchie ha? 4. Ne ha 2. Quello mutante ne ha 4. Quindi muso, orecchio. Vado a chiudere. La spalla. Basta queste spalle. Hai rotto le spalle. Nice. Voilà. E abbiamo il muso del nostro scoiattolo, che è identico al topo. Facciamo un piccolo collo. Facciamo un braccetto come per l'orso. Ve lo ricordate l'orso? Andate a vedere il video dell'orso e mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E facciamo braccio, sampa, bolla, che però non è da scoppio ma diventerà una bellissima castagna o ghianda, bellissima, zampa, e poi andiamo a chiudere il braccino. No, l'ho chiuso male, non è troppo gemello rispetto all'altro. Braccio, zampina, castagna, zampina, braccio. Ora chiudo le zampine con delle torsioni ad orecchio sempre. Una e una, due, e abbiamo lo scoiattolo che tiene in mano la ghianda, giusto? Sì. A questo punto faccio un collo, non un collo, scusatemi, un corpo bello lungo, una zampotta, l'altra zampotta, ovviamente una coda abbastanza lunga, lo scoiattolo. E voi vi starete chiedendo: perché questa forma così orribile? Perché io devo infilare all'interno delle due zampe, così come nel cigno, avete visto il cigno? Andatelo a vedere. Devo infilare parte del corpo, così da fare in modo che anche la coda rimanga verso l'alto, in questo modo qua. Eh? Che schifo! Voilà! Questo viene normalmente indicato come il modo per fare lo scoiattolo. Bello! Grazie! Però, un attimo, perché viene ora il bello. Lo facciamo buono o cattivo questo scoiattolo? Cattivo! Assolutamente cattivo. Che occhio cattivo. Fagli i baffi. Facciamogli anche i baffi. Anche se è un topo. Avrebbe i baffi comunque. E qui ci facciamo la castagna. Che roba! Dunque, noi questa specie di crick mutante vi salutiamo. Grazie a tutti per la visualizzazione, grazie per esservi iscritti al canale, grazie per aver fatto iscrivere al canale tutti i vostri amici e i vostri zii, i vostri parenti, insomma tutti quelli che conoscete e non conoscete. Per quest'oggi abbiamo concluso, noi vi ringraziamo della vostra partecipazione, del vostra visualizzazione. Ciao a tutti, buonasera, buonanotte, buongiorno.